Parleva adesso della situazione che si è venuta a creare dopo l'incendio di domenica sera all'aeroporto di Catania. Continuano i disagi, la magistratura ha permesso che inizino i lavori di bonifica nel Terminal A. Eleonora Mastromarino. La ditta specializzata ha iniziato a scaricare il materiale. A breve gli operai avvieranno la bonifica del terminal A dell'aeroporto di Catania. L'area avvolta dalle fiamme resta sotto sequestro, ma la magistratura ha consentito l'accesso al resto del terminal proprio per facilitarne la riapertura. Impossibile però indicare già da adesso una data per questo. Si lavora a soluzioni provvisorie, dalla disponibilità dell'aeroporto militare di Sigonella all'utilizzo temporaneo degli spazi del vecchio scalo già riaperti in pandemia per i tamponi. Nel frattempo che abbiamo aumentato il numero dei movimenti aerei che si possono fare su Catania direttamente al Terminal C e lo faremo ulteriormente da subito. In accordo anche con la Protezione Civile stiamo allestendo delle tende, stiamo cercando di fare il possibile per alleviare questi disagi. I voli nel Terminal C dovrebbero passare da 4 a 7 all'ora già nei prossimi giorni. Il volo Catania-Pisa, gentilmente recarsi all'imbarco, alla sicurezza. Grazie. E mentre il sistema informatico non è ancora del tutto operativo, per ora partono da Catania solo pochi fortunati. Il volo è confermato per ora? Fortunatamente è uno degli unici che non ci hanno dirottato ancora, siamo rimasti qui. Uno dei superstiti. Il resto deve arrivare a Comiso, Palermo o la meta più distante, Trapani. C'è un caos perché nessuno ci dice, dobbiamo aspettare il pullman, ma allora, sperando che ci avvisino. Mi hanno già detto che tra 20 minuti ci sarà la navetta, dico, per cui tutto sommato nel dove vi hanno dirottato su Trapani, quindi avrò anche 5 ore di pullman. Per definire il piano di supporto allo scalo etneo è in corso un vertice in prefettura con tutti i soggetti coinvolti, la società di gestione, ENAC, Protezione Civile e il Comando di Sigonella.